Oggi il patto determina che cosa? Un senso di responsabilità da parte di tutta la società civile, perché non è soltanto un impegno che prende l'arcivescovo, il sindaco, il ministro Bianchi. È un impegno che tutta la società civile deve partecipare a che il concetto della dispersione scolastica. Io, vedendo i numeri, vedo che poi ovviamente su questo si dilungherà forse di più il ministro Bianchi, ma c'è una dispersione scolastica percentualmente rispetto alle altre regioni d'Italia che è preoccupante. Così come è preoccupante che in questo 2020-2021 usciamo da un periodo per tutti, un periodo difficile, un periodo di pandemia, un periodo che ha visto i ragazzi purtroppo chiusi anche in casa, quindi con una mancanza di quei rapporti umani fondamentali a una certa età. E io devo dire che anche quelli che sono gli episodi di violenza da parte dei giovani hanno avuto un incremento in questo periodo del 14% circa, così come sono aumentati gli episodi anche di bullismo e di violenza nei confronti dei minori, di altri minori, e abbiamo avuto anche qui un aumento del 7%. E allora tutti questi dati non sono numeri, saranno anche numeri, ma dietro questi numeri dobbiamo noi valutare quelle che sono le iniziative che un governo locale e nazionale deve mettere in campo, perché il futuro del nostro paese è in mano ai giovani e noi dobbiamo costruire anche ai giovani un percorso di vita che sia un percorso che li veda protagonisti, ma si devono sentire loro stessi protagonisti, è la società che li deve coinvolgere, è la scuola, iniziando dalla scuola. Dalla scuola, e quindi il tempo pieno certamente è una opportunità, ma devo dire all'arcivescovo Battaglia che anche gli oratori devono avere un ruolo importante, perché è il ruolo in cui i ragazzi si ritrovano anche per la partita di pallone, ma non è quello ma non vengono in chiesa, non importa, deve esserci un punto di aggregazione, poi da cosa nasce cosa.